Ciao ragazzi, bentornati dal vostro Denar Man. Siamo tornati su FIFA 23 con la nostra squadra di supereroi, il Denar Team. Supportatemi iscrivendovi al canale e continuiamo il nostro campionato. Andiamo a rifarci un refresh di quella che è la nostra classifica e su dove possiamo finire. Allora, siamo noni, vabbè, a tanti punti, insomma, dalle prime, ma ripeto, quest'anno, come ho già detto nei video passati, non abbiamo nessuna intenzione di fare chissà che cosa. Adesso questa è una stagione transitoria in Serie A, poi il prossimo anno cercheremo di rinforzarci, vediamo insomma come possiamo migliorare la nostra squadra. E detto questo, vediamo, insomma, siamo abbastanza messi bene. La Fiorentina sta molto giù, Sampdoria, Torino e Cremonese stanno molto in basso, il Parma e il Genoa, insomma, il Genoa tra l'altro ci ha creato non poche insidie all'inizio della stagione, è abbastanza basso, i tre punti che ha fatti contro di noi, cioè a 7, va bene. Siamo molto nelle grazie della dirigenza perché, come vedete, scusate, abbiamo tutto verde, quindi io direi di andarci a fare una partita. Cambiamo sicuramente le magliette nostre in questo caso, perché così non ci vediamo, penso, una minchia, e ci mettiamo noi la maglietta scura. Allora lasciamo questa perché è figa la maglietta che c'hanno loro, e vediamo un attimo la gestione della squadra. Facciamo giocare Fontana, io Bellini, anzi in realtà io farei giocare, sì, Balotelli lo mettiamo al posto di Bellini, tanto Bellini mo qualche partita e poi se ne va perché a gennaio abbiamo venduto, quindi cerchiamo un attimo di migliorare chi ci abbiamo in casa e chi deve restare. Anzi, sapete che facciamo? Proviamo a fare una cosa diversa in questo caso qua, facciamo un modulo, cambiamo un attimo il modulo. Voglio mettere un 4-4-2, però romboidale, ok. E proviamo a fare un 4-4-2 romboidale, dove mettiamo Fontana e... giusto per provarlo, ragazzi, non è che rimarrà per sempre così, è per provarlo. Vega lo lasciamo dietro, tanto lui può fare anche il COC. Balotelli, Fontana, Linetti lo mettiamo lì, va bene, lasciamo dietro Nandez e Vranks lo mettiamo qua, e poi abbiamo la nostra difesa. Voglio provare un attimo a vedere che cosa succede cambiando la questione. Proviamo, facciamo un cambio di modulo, andiamo a giocarci contro la Dellas Verona, ragazzi, questi dovrebbero essere almeno un pareggio, voglio dire tre punti, per la sua prova. Però almeno insomma un pareggio. Vediamo il nostro Vega, uno dei nostri punti di forza della squadra. Dopo voglio andare a vedere quanto è salito il suo valore, perché secondo me, ragazzi, vale un po' di più. Sta per iniziare. Entriamo in campo. Vediamo insomma tutta l'inizio della partita con ragazzini al seguito e quant'altro. Solite presentazioni. Noi entriamo subito in campo. Ok, i Dons, che saremmo noi, e poi vedete perché Dons al 50° episodio. Vi spiegherò Dons perché praticamente... Mazza il tirone che ha fatto. Complimenti. Dons perché, boh, non lo so, era l'unica cosa che mi ispirava. Gli altri nomi non mi dicevano niente, quindi poi mi piace. Dons è un nome cazzuto. Oh, Balotè, decisivo pochi istanti fa, ha blindato la porta e il risultato. Ok. Chiaramente non ci capisco un cazzo perché questi ho cambiato il modulo così. Buono. Non ci capisco un cazzo manco io, sinceramente, perché... Però dobbiamo provare, ragazzi, dobbiamo provare cose nuove e... per cercare di capire dove possiamo andare. Mazza che tirone! Dove possiamo andare a migliorare e dove no. Quindi troviamo anche altri moduli. Guarda come la linea della difesa è alta. Lele hanno la peggior difesa del torneo. I numeri non mentono, Pier. La difesa dei padroni di casa sta incontrando... abbiamo subito 24 gol. Al momento risulta... perché il Milan ci ha sfondato. Ci ha fatto 7-0, 7-2, quant'era? Buon movimento di squadra. Aia.
Contrasto efficace. Proviamo. In area, il pallone recuperato. Tiro! Mamma mia. Intercetta il tiro. Mamma mia. Si gioca, c'è il vantaggio. Io adesso, perché noi abbiamo preso Alessandro, poi vediamo il prossimo anno come migliora o peggiora. Perché se no abbiamo anche un Parisi dal Barcellona che ci interessa particolarmente. Ricordiamoci che a gennaio arriva, adesso non mi ricordo neanche più come si chiama quello che abbiamo comprato, un giocatore straniero al posto di, ecco, Balotelli. Può sfruttare lo spazio lateralmente. Fontana risolve una situazione complessa. Aia. Torna intanto Berezinski. Intanto Pablo Mari va contro Simeone. Mazza, che è passata all'Hellas Verona. Va bene il pallone a caccia del varco giusto. Taglia nel mezzo. Eccolo qua. Grande recupero. Siamo carichi. Balotelli. Aia. Prova a fare una giocata. Non va. Balotelli non va. Giovanni Simeone. Giovannino. Eccolo. Bravo. Bravo. Bravissimi. Ragazzi, un po' sottotono, ma adesso sicuramente ci rivediamo. Intanto Vanks scatta sulla fascia. Passaggio per Balotelli. Balotelli mi fa schifo. Lo venderò a gennaio. Basta. Non ce l'ho preso. Pupillo niente, lo rivendiamo subito adesso a gennaio, anzi lo metto sul mercato subito, perché basta, gli ho dato troppe chance, nostra. Ok, sì, è un po' complicata, una partita un po' bloccata, diciamo a centrocampo, eccolo qua. Cerchiamo di sbloccare qualcosa, ragazzi, perché abbiamo un po' di difficoltà. Dai, vabbè. La legge bene, intercetta il pallone, non era difficile. Soreda. Male. Può girarla. Bravo Buffon. Buffon ormai sul fine carriera, ultima stagione per lui, sicuramente ultima stagione al Denal Team. Occhio al tocco in mezzo. Grande rovesciata, spazza tutto. La Sverona sta pungendo parecchio. È un pallone molto pericoloso. E fine primo tempo, ragazzi, hanno giocato solo loro. Non è vero che la partita è incentrata al centrocampo. Hanno giocato solo loro, noi abbiamo fatto parecchia difficoltà. Nel secondo tempo potrebbe Balotelli uscire. Tutto pronto, l'arbitro dà inizio. Anche se Fontana si è visto pure di meno, quindi mi spiace dirlo, ma in questo momento Fontana, anzi dall'inizio della stagione Fontana non si è molto dimostrato all'altezza della Serie A. Stavamo facendo un mega sgambettone, meno male ci siamo fermati, ci siamo evitati un'espulsione. Bravo. Non è stata una scelta vincente, forse è cambio di modulo, ragazzi. Lo devo ammettere. Adesso grande magari in corsa. Di ATV con questo match che promette spettacolo. No, Alexa! Ci sono tutti i presupposti per assistere ad una grande vabbè. Mazza! Madosca! Ragazzi, qua dobbiamo correre subito ai ripari, perdonatemi. Qui dobbiamo un attimo. Ah, facciamo così, ritorniamo. Dov'è 4-3-3? Ritorniamo al nostro 4-3-3 con Vega di qua, Fontana e Balotelli. Ok, perché mi stanno un po' troppo andando nel panico e metterei Bellini al posto di Fontana. Ok, così non mi sta piacendo come stanno giocando. Ok,
E via, proviamo a ricambiare un attimo, ritorniamo a un modulo più familiare. Pallone che viene allontanato. Mamma mia. Pronti via. Mi chiedono la linea perché ha cambiato il punteggio nel match della Sampdoria. Sentiamo come. Seconda rete della partita per la Sampdoria. Punteggio. Eccolo, Balotelli. Scoccare del 57esimo minuto. Alexa, dormi. Uguale come sempre. Preferiscono ragionare. Mamma mia, si lascia. Arriva, lascia partire una bomba che però viene parata. Entra Cancellieri. La reazione dei tifosi è tutto un programma. Cross al centro. E dai, su dei giri. No. Ottimo tempismo, interrompe la manovra avversaria. Tuni, Tuni. Il grande calcio non si ferma, questo è il prossimo match che potrete seguire sempre qui sulle frequenze di EA TV. La filosofia dei quanto corre questo? Mi piace tantissimo. Un gol più della... Mamma mia, forte Tuni, ragazzi, da tenere d'occhio. Devo andarmi a cercare Tuni perché mica male. C'è un cambio nell'Ellas. Ecco. Meno male che lo fanno uscire. Entra Barak. Non male Tuni, ragazzi. Sceglie subito il compagno. Devo andare a tenere d'occhio perché bravi, brava difesa. Ha interrotto l'azione con un super. Brava difesa. Niente. Ah, ha dato il fallo? Il provvedimento per il giocatore del Verona. Ottimo. Allora, facciamo, provvediamo per approfittiamo per cambiare i giocatori. Mettiamo Jack Bonaventura. Cunningham, perché non mi stanno piacendo come stanno giocando. Cambiamo qualcosa anche a centrocampo. Sostituzione in arrivo. Eccoci qua. Qualche problemino. Ci sono novità che riguardano la partita dell'Udinese. Andiamo a collegarci. È arrivato il terzo gol per l'Udinese. 3-2 il risultato, quando intanto i minuti trascorsi sono 71. D'accordo, grazie. Balotelli! Pigna! Pigna! Niente, oh! Cioè, guarda quest'altro! La sta a portare fuori! Mamma mia, ragazzi! Mamma mia! Adesso stiamo attaccando bene! Esce Balotelli! Cambio, ragazzi! Cambio! Esce Balotelli! Facciamo entrare Ribéry! Serve un po' di velocità! Ci serve un po' di velocità! Vai, 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 passala qua subito. Sceglie in breve. Traversione al centro. Allontana, spazza il pallone. Prova la botta. Niente, parata. Montipò. La para, maniera impeccabile. Andiamo in studio perché c'è una novità che riguarda il match della Sampdoria. Terzo gol per la Sampdoria. La Samp ancora vince, ancora deve ancora segna. Sono passati 79 buono, minuti. Buono, buono. Uguale come sempre. Corner dunque. Partita bloccata. Occhio perché ci sarà una sostituzione. L'arbitressa comunica altra sostituzione. Il cross in area. Mamma mia, Buffon salva. Buffon salva partita. Prendere gol adesso sarebbe stato più di un problema. Manco poco. Alexandro. Punteggio di 0-0, ma c'è ancora tutto da decidere quando mancano 5 al traguardo. Corri, Berezinski. Non si accontentano del pareggio, adesso vogliono vincere la partita. Fanno girare bene palla. Prova! Mamma mia! Bellini, che cos'è? Finisce di stupirci. Mamma mia! Hanno tirato fuori dal cilindro un gol che potrebbe dar loro... Che gol! Non ci credeva più! Mamma mia, ragazzi! Che gol! Veramente ha tirato fuori il coniglio dal cilindro! Ha ragione, ha ragione! È dimostrato da un'altra inquadratura. E guarda l'esecuzione, è perfetta! Che gol! Potenza!
è un gran gol. E noi questo abbiamo venduto, ragazzi. Questa è la notizia più importante, che l'abbiamo venduto. Cioè, abbiamo venduto il nostro miglior marcatore. Sì, inizio concretamente a pentirmi di quello che abbiamo fatto. Non è stata una, forse non è stata, no, forse non è stata una grande scelta, ragazzi, quella forse di vendere Bellini. Provano il pareggio, l'Hellas Verona, ma noi spaziamo tutto. Vai. Niente. Riconquistano bene palla qui. Ma perché non hai spazzato? Bravo, butta via tutto. Finita, ragazzi. 1-0. Portiamo a casa i tre punti. Grazie a un Bellini eccezionale. Grazie a un Bellini eccezionale. Vediamo Mister che saluta. Non ha mai mollato il collega. Ragazzi, qui siamo veramente, abbiamo fatto veramente una cazzata, penso, no, sono sicuro ad aver venduto Bellini, perché è un giocatore, era l'attaccante nostro doc insieme a Vega. Siamo qui con il quindi, mister, che ringrazio per aver secondo me, il nostro invito. Spero che Vega, là quello abbiamo preso, sia uguale almeno di qualità. Insomma, match equilibrata alla fine, 25 minuti, con un po' di fortuna, è d'accordo? No, un po' di fortuna ogni tanto non guasta. La fortuna non c'entra niente. No, qui a qua c'è stato Bellini che ha appena entrato in campo e cambiata la partita. Sullo stesso avete mai dubitato della vittoria? No, sapevamo che ci avremmo fatta. I nostri ragazzi sono molto ok. E quindi Mr. Denarman sempre molto propositivo. Vega. Alexis è un top player. No, è stata una sorpresa. E, diciamo che però ci piace più come attaccante sinistro, diciamo la verità. Come centrocampista avanzato non ci fa impazzire. Infatti torneremo al modulo classico. Avanziamo, ragazzi, ci facciamo aspettate all'Ungheria, ci ha chiesto di andare a allenare, no, rifiutiamo, perché proprio l'Ungheria direi proprio di no. Chat giocatore Vega, mister, sono felice dell'elevato minutaggio che mi sta concedendo, grazie. Ehi mister, so che la gente non fa che parlare del nuovo ruolo che mi ha assegnato, volevo solo farvi sapere che sono disposto a tutto per aiutare la squadra a vincere, anche a giocare come centrocampista offensivo se necessario. E grazie della disponibilità. Adesso è un grande, oltre ad essere un grande giocatore, tanta umiltà, bravo, molto molto bravo. Allora, nello spazio che abbiamo giocatori, come sempre, togliamo, togliamo Soto e Dragovic, che spero di vendere il prima possibile, e ci mettiamo Balotelli, e purtroppo dobbiamo sperare che Fontana migliori di parecchio la sua condizione. Tiri da fuori aria, cambiamo Cunningham e Coppola e mettiamo Vega e tira fuori aria, mettiamo lui, mettiamo Franks, cerchiamo di farlo diventare un centrocampista a tutto tondo, e intercettatore, cambiamo giocatori e mettiamo Franco, Marie e Ferrari. Vai, allenamento fatto, simula tutto e andiamo a farci la prossima partita contro il Napoli. Una bella partita sarà. Vediamo un secondo. No, noi siamo comunque ottavi, noi ci difendiamo, siamo comunque nella tranquillità della zona salvezza, molto più su della zona salvezza. Noi puntiamo a fare i nostri 40 punti per cercare di evitare le retrocessioni, che in questo momento sembra comunque abbastanza lontana. Ok, siamo a ottobre, diciamo che arrivare a gennaio, insomma, ce n'è.
sì, lasciamo la nostra formazione in questa maniera qua, però aspettate un secondo, gestione squadra, andiamo a sostituire Marie che è cotto, ci mettiamo Ferrari, poi mettiamo ok, Linetti lo mettiamo di qua e davanti siamo a posto. Vega lo lascio per il momento e poi magari dopo facciamo entrare Ribéry. Andiamo, pronti via contro il Napoli, una partita molto molto complicata, ragazzi, cerchiamo di andarla a giocare nel meglio dei modi. Eccoli qua che entrano gli arbitri. Terza maglietta per noi. Torna il grande show della Serie A team su queste frequenze. Match dai tanti motivi di interesse. Queste due squadre hanno tanti giocatori nelle loro file in grado di inventare calcio. Per questo dovrebbe venire. Mamma mia, Napoli ragazzi è forte, eh? Napoli è forte, quindi non ci siamo qua a raggomitolare tra cose strane. Cross verso il centro dell'area. Abbiamo, bravo, bravo Buffon, che salva tutto. Ok. Cambiamo tutto. La sventagliata, Alessandro. Scatto di Vega. Ancora Alessandro. Vega. Possesso prolungato. Aia. Possesso che torna agli avversari. Mamma mia, pronto a intercettare. Non va, non va. Napoli ha tutti i giocatori molto veloci davanti. No! Bravo Buffon! Bravissimo! Ammazza, siamo a 2 punti dalla Juve. Sì, vabbè. Consideriamo che siamo all'inizio stagione. Secondo me alla lunga crolleremo un po', però anche perché comunque abbiamo una panchina cortissima. Palla in area di rigore. Bravo, bravo, Buonaventura. Jack, Jack, grande esperienza in Serie A. Grande esperienza in Serie A. Subito in diretta perché cambiano qualcosa nel match della Juve. Prima rete del match. Eccolo. Eccolo. Fontana. Che cosa non ha fatto? Poi ha tirato una cappellata. Cioè, guarda che cosa aveva fatto. E poi boom. Sentito proprio un secchio di patate. Noi ci fidiamo molto di la nostra squadra. Mister Den Armand ha lavorato tanto. Notizia importante dunque quella del gol della Juve. Con questa rete hanno aperto, no, di poco. Adesso è di 1-0. Mister Den Armand ha lavorato tanto per trasformare questa squadra in molto competitiva. Guarda questi come giocano. E dai, bravissimo. Grande la difesa, grandissima la difesa. Osimhen parte dal calcio d'angolo. Noi siamo senza timore. Cacchio. Ragazzi, mazza che pigna che ha tirato. Che gollone che ha fatto. Bellissimo gol. Niente da dire. Ha fatto un bellissimo gol. Cioè guardate che sveglia di testa che ha tirato. Trovando il gol come dimostrano le immagini. Colpo di testa che ha infilato. Bam. Mazza, ha fatto veramente un bel gol. Complimenti a Kim Min-jae. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Alessandro. Bravo. Vega. 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 No, mamma mia. Vega, ragazzi. Cosa ha fatto Vega? Cosa ha fatto? Ma poi com'è andato il pallone? Che effetto che gli ha dato? Cioè andiamo a rivedere, guardatelo qui. Corre, corre, ho pensato, aspettato fino all'ultimo per passare, ma alla fine ho detto tiro, guardate dove ha messo il pallone. Qua, guarda, guarda. Esterno, mezzo interno. Colpo da presa particolarmente. La situazione. Gol, bellissimo, bellissimo gol, ragazzi. Andesa col piede un po' in maniera strana. Bellissimo gol. È un top player. Alexis Vega, veramente, veramente un giocatorone, ragazzi. Veramente un giocatorone. Recupera palla la formazione avversaria.
cambia tutto ancora, sempre verso Alessandro. Non ci sono idee perché c'è nessuno. Ferrari. Si cerca di costruire un po' il gioco. No, 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 cazzata. Cazzata. Occhio alla progressione. Ecco Politano. Aia. Bravo. No, spazza tutto. Ottimo intervento del portiere. Comunque io pure faccio le cappellate perché ogni volta mi metto lì a giochicchiare in aria cercando di non spazzare il pallone, ma me ne rendo conto e faccio a volte delle cazzate clamorose. Ma intanto frega! No! Non ci credo, Bellini, che cazzo di traversa che ha preso! Non ci credo, che azione, ragazzi! Che azione! Scusate, è un commento concitato. Madosca, che azione che aveva fatto! Ecco Politano. Che s'è magnato! Ha un'occhiata in aria, la mette in mezzo. Occasione stroncata in parte. Che s'è magnato! Jack Bonaventura. Jack Bonaventura, come diciamo. Questa è l'entità del recupero. Eccolo, eccolo! Hanno l'occasione per portarsi in vantaggio. No! Gol facile, facile. Ogni volta per andare a fare il gol semplice. Mannaggia, 1-1, ragazzi. Abbiamo avuto due occasioni per portarci in vantaggio. Non abbiamo sfruttato al meglio. Mannaggia, oh. Mannaggia, ragazzi. Mannaggia. Che partita, bellissima, bellissima partita al San Paolo. Tutto pronto, l'arbitro dà inizio. Riprendiamo. Ok, eccolo qua, giocata Bellini. Mazza, oh, un altro contro, non ci viene? Linetti. Occhio attraverso. Aia. Passò il pallone. Oh, scatto di testa. Si fa saltare. No, sì, ha rovesciato un chilometro via. Quello. Che spettacolo. Williams. Eccoci qua. Lo spettacolo del grande. Bravissimo, bravissimo. Ecco il prossimo match che potrete seguire come sempre insieme a noi. Mi spazza tutto, Buffon. Hanno diversi giocatori di qualità in grado di risolverlo in qualsiasi. Bravo modo. Bellini, Bellini, Bellini si porta in avanti. Con il pallone. Può segnare. Mamma mia che assist che aveva fornito. Io non lo so di qua se arriva Bega Bega che cosa succederà, perché qui gli assist che fornisce Bellini. Vediamo. La battuta corta. Buonaventura. Mannaggia. Aia. Chi esce? Tutti a casa. Tutti per terra in realtà. Giro giro tondo. Elmas. Cabral. Interessante il tocco verticale. Aia. Mamma che gol. Vabbè ragazzi. Si riporta in vantaggio dunque. Ha fatto un bel gol. Ci sta. Williams. Ha fatto un bel tiro. Non si possono dare responsabilità a Buffon, perché purtroppo guarda qua. Del gol da un'altra inquadratura. Difensore che si è fatto saltare troppo facilmente. Sì, sono d'accordo. Non trovo, non do colpa a nessuno perché purtroppo questi sono forti e sono anche veloci. L'unica cosa che l'unica pecca è stata quella di non segnare quando dovevamo. Hanno creato davvero poco, palesando più di qualche problema in fase di impostazione. Dato lo svantaggio, a mio avviso, sarebbe il caso di prendersi qualche rischio per provare a riaprirla. Eccolo qui! Nandez, sì, vabbè, Adani dice che noi abbiamo avuto. Ma che sta a dire, dai. Abbiamo avuto difficoltà, abbiamo sfiorato tipo 4 volte il vantaggio. Bravo, bravissimo, bravissimo, bravissimo. Lo spettacolo. Berezinski, Berezinski, lo scatto. No, 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 no. Male, 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 male. È arrivata la seconda rete per il Milan. Risultato che torna in perfetto equilibrio. Due male, due, male. Sul cronometro se ne sono andati. Ciao. Addio. Addio.
3-1, partita finita, ragazzi. Partita finita, ci sta. Che vi devo dire, non mi aspettavo grandi cose, però insomma è stata una bella partita, bellissima partita. Purtroppo il Napoli è forte, avanti velocissimo, non ci abbiamo grandi... Non possiamo starci a lamentare di grandi cose. Facciamo entrare Cunningham a questo punto e D'Alberto mettiamo al posto di Berezinski e basta. Riveniamo la partita. Tre cambi in una volta sola per l'allenatore. Sì, abbiamo un attimo di evoluzione. A questo punto facciamo un po' riposare. Sono comunque contento della prestazione dei giocatori, perché non hanno giocato affatto male. Il problema poi abbiamo, ecco, saputo sfruttare situazioni a noi favorevoli, però purtroppo seconda rete della partita per la magari Sampdoria. Segnando quei gol stavamo parlando di un'altra partita, ma purtroppo questo è stato e questo è. Non possiamo fare niente. Passano i minuti, ne mancano sempre meno per decretare la sconfitta della squadra. Oh, salvo te muovi! Che sta a fare? Sta molto lenta, prevedibile. Eccolo qua. Aia, arbitro. Devono far girare la palla. Che occasione deve approfittare? Portiere su questa conclusione. Grande parata, grandissima parata. E vai via, chiama. È pronta la sostituzione. Chiama Ribe qui. Preferisce il tocco corto. La mette in mezzo qui. Ha provato a spazzare, ma non è finita. Cross che viene ribattuto. Che aveva fatto? Bella cosa. Niente. Questi qua stanno ovunque. Hanno tipo il teletrasporto. Ecco Ribéry. Dai. Almeno a fa il secondo gol. No, Fontana e non so chi ha fatto il cross. Fontana e non so chi ha fatto il cross, ragazzi. Il cross, ragazzi, partita finita 3-1 per loro. Torniamo a casa tranquillamente. Non ci possiamo comunque lamentare di niente. Abbiamo giocato bene, bella partita. Che vi devo dire? Non è che ci potevamo aspettare grandi cose. Diciamo che invece in realtà abbiamo giocato pure molto molto bene. Nessuna intervista. Abbiamo giocato bene. Non sono assolutamente... Non ho da dire niente. Comunque alla fine sì, siamo usciti sconfitti, ma abbiamo avuto tante tante occasioni di poter segnare e di poter segnare qualche gol. Scenario offensivi campione. Mettiamo gli attaccanti. Comunque, fatto sta, ragazzi, poco ma sicuro che diamo un fenomeno al... E adesso non mi ricordo qual è la squadra che se l'è comprata. Comunque, esce un fenomeno dal Tenalti... E che cacchio! Dal Tenaltim, che è Bellini, che ci siamo... involontariamente, in realtà abbiamo venduto... Non mi aspettavo che facesse questo, insomma, che esplodesse sempre di più così. Già era forte, ma ha avuto veramente un'esplosione di gusto. Veramente un giocatore che ha dimostrato tanto. Sì, ha dimostrato tanto. E corre intercetta, cambia giocatori. Ha dimostrato tanto, ha fatto tanto per la nostra squadra e diciamo che è anche giusto, insomma, che vada a giocare da un'altra parte per provare anche un'altra esperienza. Però veramente, veramente io non ho niente da dire. Ottimo giocatore. Eh sì, un po' mi sono pentito di averlo venduto, però che c'è da fare? Prossima partita, ragazzi, con l'Udinese. Il morale è molto buono. E la classifica anche se abbiamo perso, comunque siamo tranquillamente metà classifica, anche un po' più su, diciamo che ci stiamo comportando bene.
le ultime. La Fiorentina un po' si risale, però le ultime, insomma, sono lì lì. L'ultima cosa che volevo fare, ragazzi, prima di salutarci, è vedere la brosa, perché voglio vedere a lui, aspettate, quando gli scade il contratto, lo sappiamo, cioè età 45, ma a prescindere. No. Ok, forma buona. Finanze, ok, 800, eccolo qui, ce lo dice, durata contratto 9 mesi, sì, ultima stagione. Voglio vedere, in realtà, mazza, Alexandro ci vale 14 milioni, Jamas non abbiamo praticamente fatto mai giocare, ah no, cioè, credo, Jamas è in prestito, scusate, sono rincoglionito, Jamas abbiamo mandato in prestito, spero che stia aumentando il suo valore, perché è importante. E abbiamo preso apposta giovane, quindi che si vada a... insomma, speriamo che migliori tanto. Pablo Mari va bene, Franco ok, in realtà il mio vabbè, questi figurati, stai comprando mai Vranks, abbiamo comprato a 8 ed è aumentato il valore del 36%, ora vale 15 milioni, ma questo vorrei che fosse il nostro giocatore cardine del centrocampo. Linetti io lo metterei sul mercato. E... ah, mi sa che già abbiamo messo, ok. Cunningham è diminuito. Bonaventura, beh, ovviamente invecchiando è diminuito. Nandez pari, 0-0, palla al centro. Cioè lui 19 milioni e mezzo, noi abbiamo preso a parametro 0 e lui vale 19 milioni e mezzo, però secondo me io gli farei, anche se lui prende 10.000 di stipendio, c'ha ancora 2 anni, vediamo, dobbiamo migliorare la clausola rescissoria, perché io quei 5 milioni non mi fido, e magari adesso glielo rinnoviamo un secondo al volo. Bellini, ciao, vado via. Fontana è un po' sceso secondo me di valore, Balotelli lo mettiamo, perché non me lo fa mettere? Ah, perché dura da contratto 1 anno. No, che te vuoi mandare a prestito? Vabbè, ci abbiamo comunque i nostri giocatori che valgono, l'unica cosa che volevo fare, ragazzi, voglio, lui tanto prende 10.500, io lo aumentiamo a 11.000 e aumentiamo, o gli togliamo la clausola rescissoria, perché qua se fanno 10-5 milioni di offerta ce lo portano via, vabbè, ovviamente è cruciale. Ok, e no, controfferta, facciamo altri 3 anni. Prolungare di 1 anno, ah, facciamo così, facciamo di 2 anni. Ok, e causa rescissoria, ok, nessuna, perché se no almeno ci togliamo questa cosa. E aumenta, questo ha raddoppiato chiaramente lo stipendio. No, io non ti do, lui quanto vuole. Sì, ciao. No, gli diamo 14.000. E 100.000. Io aumentiamo un pochino lo stipendio, però almeno ce lo salviamo, perché se no, no, fai 18.000. Stiamo facendo un po' di trattativa, questo lo vale per forza, io gli do 100.000. Facciamo 130, dai. Vediamo, ok, a posto, abbiamo, ragazzi, abbiamo aumentato da 8.000 euro lo stipendio, però abbiamo tolto la clausola rescissoria, mo mettetela come vi pare, ma abbiamo 20 milioni di giocatore che sicuramente non ci potevamo perdere così, quindi ottimo così. Abbiamo fatto tutto, c'è tanto ancora da giocare, da vedere.
ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, commentate e soprattutto iscrivetevi al canale. Vi do appuntamento al prossimo episodio. Un saluto dal vostro Armen, ciao.